Buon pomeriggio signori e buona domenica. Come va? Facciamo un rinfreschino del lievito madre? Che dite? Allora, eccoci qua. Oh, ragazzi, c'è l'anello qua da influencer del cazzo, eh? No, lo sapete che a me fa ridere quelle cose, francamente, però illumina bene. Ecco, infatti ci mettiamo di qui, così vedete ancora meglio. Allora, ciao ragazzi, allora, un paio di giorni, 2 giorni e mezzo. Il mio lievito madre è da un paio di giorni e mezzo in frigo, quindi ha bisogno di una rinfrescata. Ok, io ho detto dai, facciamocelo un ti arriva la notifica, Gio Pizzo. Ok, vedete, ha bisogno di un rinfresco, quindi andiamolo a rinfrescare il nostro bel vituccio, perché lì da, fatemi fare i conti, 24, 48 e lì da 60 ore. E quindi, visto che sono libero adesso, gli diamo una rinfrescatina che male non gli fa. Dai, Ciccio, vieni giù, non voglio rovinarti. E poi procederemo con i soliti rinfreschi, però una bottarella male non gli fa. Ragazzi, mi raccomando. Allora, innanzitutto mi raccomando i corsi che poi usciranno di Foodemy sul lievito madre. Però in questi corsi noi cosa vi diremo, ragazzi belli? Innanzitutto guardate la struttura di sto lievito. Guardate qua. Guardate che spettacolo. Guardate che roba. Micidiale. Profumo è ovvio, sono 2 giorni, adesso gli diamo una mano. Guardate che struttura sto lievito. Bellissimo. Allora, dicevo, innanzitutto ovviamente tenete d'occhio i corsi Foodemy che andremo a fare con il lievito madre e il panettone, che non ve li dovete far sfuggire ovviamente, però se siete tra quelli che vogliono trovare la scorciatoia per il lievito madre perché non c'hanno voglia, perché vogliono lasciarlo in frigorifero 600 giorni, perché qua, perché là, ragazzi, è meglio che non li facciate poi i miei corsi, perché io i grigli a panettoni non li voglio. E chi sono i grigli a panettoni? Quelli che non c'hanno voglia, quelli che vogliono trovare scuse e scorciatoie, quelli che non sanno come stanno le cose. Ragazzi, guardate dopo 3 giorni quasi questo lievito come è asciutto. Guardate come non appiccica niente. Guardate, sembra è una spugna asciuttissima. Non appiccica nulla. Questo è un ottimo segno, eh? Poi vi spiegherò perché. Adesso lo pesiamo e mettiamo poi in macchina la quantità da rinfrescare. E vi dicevo, se siete personaggi di quel tipo, noi non vi vogliamo, perché noi vogliamo persone che capiscono che il lievito madre è come, facciamo a pezzettini, andiamo a rinfrescare. Adesso chiacchieriamo, come al solito metto un po' di, metto gli auricolari, ecco qua, venite che vi metto davanti l'impastatrice. Così mentre vedete impastare il lievito siete da me. E ragazzi, vedete un po' scatti chi è Andrea? E sapete da cosa dipende, secondo me, che ultimamente la connessione internet è veramente abusata. E siamo tutti collegati e spesso la banda è quella che è. Arrivo, ok, quindi quello è il lievito da rinfrescare, ragazzi. Il resto si butta, ragazzi, quando avete il lievito madre si butta il resto. E a me fate molto ridere quando tentate di trovare qualsiasi artificio, il pancake, la cosa, la piadina per non buttare. Ma ragazzi, vuol dire che avete tempo da perdere. Purtroppo il rinfresco, certo che potete calibrarlo il meglio possibile per avere meno spreco possibile, ci mancherebbe altro. Però, e con il lievito madre funziona così, non ci potete fare niente. Mi metto gli auricolari, arrivo, eh?
Così chiacchieriamo, intanto peso l'acqua. Allora, tenete conto che questo lievito è un lievito mantenuto tra il 40 e il 45 di idratazione, che anche questo non è assolutamente una cosa banale. Qua sta accedendo un cavalletto, ok? Ok, andiamo dentro e iniziamo a girare. Ciao Emanuele, ciao bello, fai sempre belle cose, grande. Hola. Ok. Tutto. Adesso andiamo a rinfrescare. Ciao ragazzi, allora dicevo, se volete trovare le scorciatoie, voi non siete il corsista che deve venire da Foodemy. Se volete trovare scorciatoie, avete mille altre soluzioni, mille persone che vi dicono che si può usare qualsiasi cosa, che potete lasciare il lievito in frigo 18 giorni, che non è importante rinfrescare qui e fare là. E ragazzi, purtroppo col lievito madre non è così. Anzi, farò qualche post in futuro. Il lievito madre, il panettone e la colomba sono forse uno degli ultimi prodotti meritocratici. Cioè, cosa vuol dire? Prodotti in cui le scorciatoie, le non competenze, il non sapere, il non fare, il non sacrificarsi, non funziona. E quindi, ragazzi, il lievito bisogna rinfrescarlo. Lì dentro c'è un microcosmo di esserini che se non gli date da mangiare... E questi iniziano a incasinarvi quello che dovete fare, ma come in tutte le cose, Roberto devi fare il corso allora, come in tutte le cose non dovete spaccarvi la testa, ma dovete imparare a fare molto bene le cose basilari. È una cosa basilare per i grandi lievitati avere un lievito in forma che arriva, che è stato creato bene, che è sempre tenuto in forma e che viene rinfrescato frequentemente. Se non avete quella roba lì, la base già non ce l'avete, e poi potete fare quello che volete, ma non va. E quindi è così, e quindi il lievito, ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Dovete rinfrescarlo. Non ci sono alternative. Dovete da rinfrescarlo. Vedevo che Claudio Olivieri mi chiedeva, Cam, dai, guardatemi un po' in faccia. Settings, camera, anteriore, eccomi qua, lo so che volete del mio brutto faccione, eccomi, c'era Claudio che scriveva dell'icoli, ragazzi sicuramente sì, ragazzi se si è molto bravi, se si ha il metodo giusto, se si conosce bene, si può fare il lievitato con l'icoli. Qual è il problema? Che dovete usare l'icoli forzandolo a lavorare come una solida. Quindi io lo sapete, io vi faccio fare quello che serve per arrivare all'obiettivo nella maniera più sensata, razionale, logica, pratica e con qualità massima possibile. Quindi non escludo che faremo un percorso anche sull'icoli, ma non è il percorso preferenziale. Ragazzi, mi spiace, lo so, ma ragazzi ci sono fior di professionisti sul panettone a cui io devo solo lucidare i pirottini. Però il panettone si fa col solido per un certo motivo, per il bilanciamento di acetico, lattico e chi più ne ha più ne metta, che lo fa lavorare in un certo modo. Quindi... Capito? Poi per carità si può parlare di come fare il panettone con l'icoli,
perché è utile per spiegare la teoria che c'è dietro, a come è fatto un liquido, a come è fatto un solido, però, insomma, che capello giovane. Ragazzi, con l'età, i figli e la stanchezza mi sto stempiando, quindi meglio corti che lunghi. Claudio, lo so. Claudio giustamente scrive, altrimenti avere liquido e solido è impegnativa come gestione quanto avere un cane. Vi dovete mettere l'anima in pace. Avere il lievito madre è impegnativo. Se qualcuno vi dice che non è così e si può fare in modo che non sia così, è un cazzone. È così. Qua c'è il Mastruzzo, che non è un professionista, ma è uno molto in gamba. Scrivi pure tu, Mastruzzo. Ragazzi, vi dovete mettere in testa che il lievito madre sono due palle così. Perché è così? Sono come quelli che vogliono fare i figli e poi non si vogliono svegliare la notte. Ma sei stronzo. Se vuoi fare un figlio, purtroppo è un bordello. Non lo fare. Nessuno ti obbliga a fare un figlio. Anzi, siamo pure troppi sul pianeta. Non vuoi sbatterti? Non fare il panettone. Non usare il lievito madre. Le scorciatoie non funzionano. Non sto parlando con te, Claudio, lo sai, come al solito è per parlare in generale. Io lo so che va di moda. Va di moda tentare di trovare la soluzione migliore, la scorciatoia, la cosa semplice. Ragazzi, non c'è una cosa che abbia fatto nella mia vita che è venuta bene, ha avuto successo ed era semplice. Non ce n'è una. Tutte le cose che non mi hanno richiesto fatica, sacrificio, tempo e altro, non sono state granché. È così. E vale anche per il lievito madre. Giova, ti posso fare una domanda? Il panettone, che per tradizione industriale rimane compatto e pensante, passiamo in termini, che gusto ha nella leggerezza di quell'esagerata alveolatura in stile Roy? Ragazzi, va molto di moda l'alveolo, va molto di moda anche lo stile Roy. Roy è un maestro, fa un prodotto meraviglioso. Bisogna capire cosa si vuol fare, tutto qui. Tentiamo sempre, dovete anche capire molto cosa è brand, cosa è originalità, cosa è creare una propria identità rispetto al resto. Roy sicuramente ha creato anche una sua identità con quel panettone. Ma non penso che Roy dica che il suo panettone è più buono perché è fatto così. Quello è il suo panettone, punto. Anche questo è importante da capire. Quindi, non so se ho risposto, è un argomento che richiederebbe un sacco di tempo. Io a dicembre ci provai con liquidi, evidentemente avevo un lievito sbilanciato e quindi poca durabilità del prodotto e sapore acidino. E certo, con liquidi un attimo che si fa sta fine. Giova, se appiccica il lievito, dopo qualche giorno è un problema? Sì, ragazzi, se il solido appiccica troppo è un problema. Vuol dire che è avanti, vuol dire che è acido, vuol dire che è proteolitico e tutti i cacchi che è meglio non avere. Ciao Mirko, un salutone. Addirittura molti pasticceri professionisti non sanno gestire la madre, usano i mix e li fanno fare da altri. Gestire la madre è impegno ed edizione, è così. Ruben, sicuramente quello che dice è vero, più aria all'interno del prodotto, più secca, questo è vero. Poi, anche sta cosa, cioè troviamo sempre il giusto equilibrio, ragazzi. Intanto qua ormai sto lievito a posto, mi sta spaccando l'impastatrice. Anche sta cosa che, cioè, se da una parte è inutile fare i palloni aerostatici, dall'altra è anche inutile spaccarci troppo la testa sul fatto che un panettone debba durare 18 mesi. Cioè, se anche ci si secca dopo 15 giorni, va bene, non morirà nessuno. Quindi troviamo il giusto equilibrio, no? Perché da una parte c'è chi, se non fai l'alveolo, se non sfigato, fa niente, non si secca, va bene lo stesso, è una figata. Dall'altra c'è, no, sei un coglione se fai l'alveolo perché è più fine, rimane più morbido, rimane più scioglievole, si conserva di più. Usiamo la testa, c'è la via di mezzo intelligente. È bella la struttura, è bello lo sviluppo, è bello perché implica competenze tecniche elevate, ed è bello anche tutto il resto, cioè non deve per forza durare 2 mesi, se anche asciuga in meno fa, se anche non apre non è un problema, insomma razionalità e avere un giusto equilibrio nelle cose. Mamma, quanti siete? Sì, ragazzi, devo cilindrarlo però perché ormai è a posto,
Sì, poi per carità, meglio più morbidezza e gusto che alberoni giganti. Certo, se uno deve scegliere, è ovvio, eh. No, anche su questo sono. Questa è una bella domanda di Matteo. Sì, intanto sto lievito apposta, se no mi spacca l'impastatrice, poi lo cilindro un po' a mano. Se vuoi fare i grandi lievitati, devi avere un posto dove sai che hai una certa temperatura. È inevitabile. Cioè, qui no, non serve avere chissà che fantascienza di robe, ma poter avere un posto dove sai che hai 28 gradi è fondamentale. Sarei un pallista anche lì. Sarei uno di quelli che vi dice balle, che ve la fa sembrare più semplice di quanto non è, ma non va bene. Cioè, se volete fare il lievito madre, volete fare un panettone, ragazzi, dovete avere un posto dove avete 26-28 gradi. Lo so, non ce l'avete? Mi spiace. Non riuscite? Mi spiace. Ma sarei un pallista, sarei un venditore imbroglione se vi dicessi, boh sì, fate il corso anche se non avete l'impastatrice. Tanto basta la babasta il bimbi. Non avete la cella, non avete manco le mani, non è un problema. Sarei un imbroglione. E visto che di imbroglioni ce ne sono già tanti, io mi tiro dall'altra parte. Ok? Allora, dai che gli diamo una cilindrata. Così siamo a posto. Vi giro dall'altra parte. Posterior camera. Ok? Solo che se vi metto di qua vedete un riflesso che è metà bassa. Qua, dai. Ok? Questo a posto, chiuso. Va bene. Sì, Alessio, è così. Anche se non l'uso tutti i giorni, lo rinfresco quotidianamente. Fai bene, Francesco. Che te devo dire? Ragazzi, dopo un po' che lo cilindro mi ero reso conto che mi faceva male il dito. Praticamente con la fede mi stavo sezionando il dito col mattarello. Ma roba che ancora un po' mi tagliavo la carne. Robe da matti. Vedete, dopo 3 giorni mi si è impastato troppo bene, perché avevo preso un po' di acidità. Doveva rimanere più duro, però ci sta. Erano 2 giorni e mezzo che ero in frigo e ci sta. Ok? Lo so che bisognerebbe tirarlo dall'altra parte adesso, non stiamo cilindrando un croissant, quindi a me interessa solo dargli forza, incordarlo e dargli una forma che mi permetta di cilindrarlo un po' decentemente, quindi non stiamo a impazzire, ok? Ok, dai, a posto così. Ok, è un po' lungo, ma tanto conta poco. A posto, e questo ce lo lasciamo a temperatura ambiente in questo caso perché voglio dargli un po' di spinta dopo che è stato 2 giorni in frigo. Ok, ragazzi? Ok? Vediamo un po'. Avete qualche domanda?
Aspettate che giro di nuovo la camera, così vedete me. Camera. Fotocamera anteriore. Dai che mi vado a sedere. Ciao Giacomo! Mi vado a sedere di là. Accendiamo le luci di là, venite. Eccoci. Dai che vedo qualche domanda, magari rispondiamo. Mamma mia, vivo attaccato ai cavalletti, ragazzi. Ok, voilà. Allora, dove siamo rimasti? Eh sì. Buona domenica a tutti, io sono in bici, mi sono fermato a prendere un caffè, quando arrivo a casa pizza. Là. Il mio forno a luce accesa si manda tra 26 e 28 in media. È affidabile e io che ne so, devi metterci dentro un termometro e vedere se il fatto che lui ti dica 28 vuol dire che è veramente a 28. Se tu con luce accesa sei sempre, fai una prova, no? Lo accendi una mattina, lo metti tra 26 e 28, cioè fai in modo che stia in quella temperatura e lo controlli. Se è tra 26 e 28 per tutto il giorno vuol dire che è affidabile, no? Roberto Vanini, può essere utile provare le diverse gestioni del lievito madre in modo da capire diversi comportamenti di lievito? Sicuramente sì, sicuramente sì. Ciao Giacomo, Ulpepin, Ulpepin, ciao Ulpepin. Grande Gianluca, la Giovanese. Cristiano, Cristiano, che sei stato appena qui? Antonio, come recuperi un lievito debole, appiccicoso? Debole e appiccicoso non è la stessa cosa, ragazzi. Non è la stessa cosa. Attenzione. Dovete farvi un bel corso col Baldi. Debole e appiccicoso non è per forza la stessa cosa. Ciao, domani. Ciao, Giovanni. Domani prendo il corso. Andrea, tu sei il ragazzo che mi ha scritto che ti ho risposto oggi. Ok. Prenotalo e ci sentiamo e parliamo di tutte le cose che mi hai chiesto, sicuramente. E poi anche del tuo percorso professionale, del locale, via dicendo, ma tanto noi parliamo al corso. Ti aspetto. Un salutone. Ciao Rocco. Simone Aglio, ciao Giova, ma utilizzi il metodo in acqua per il lievito madre? Uso anche quello, ho usato anche quello, uso tutto. Ragazzi, più cose vedete, più bagaglio di competenze che riuscite a creare. Quindi provate, provate. Dovete avere una strada, per non uscire di strada, cioè dovete sapere cosa state facendo, ma provate il più possibile perché è fondamentale. Ciao Carlo, Giuseppe Lopinto, ciao. Antonio, buongiorno Giovanni, come siamo messi con i corsi? Antonio, tu volevi prenotare per settembre, io non posso iniziare a impegnare adesso settembre, mannaggia la miseria. Come faccio? No, è troppo presto purtroppo. Mi devi scrivere per forza non prima di maggio, dai. Ok? E poi ci mettiamo d'accordo, va bene? Dai, aspetto tu. Bisù. Bravissimo, impasti fatti in casa, scrocchiarella stasera. Che beneficio dà il bagnetto con acqua e zucchero? Lo zucchero è un tampone, crea un tampone all'acidità, toglie acidità. Ok? Quindi serve a riequilibrare un lievito che va avanti. Ciao Vincenzo, ah perfetto, ciao, ciao Cristiano, ciao caro. Straconsiglio anche Celletta tipo vini per i 18, ma certo ragazzi, se dovete lavorare su queste cose, voi dovete, se no fate come quelli che sento dire che usano la biga per fare anche le lasagne, non hanno un fermabiga, cioè, cazzo, ma almeno, ma come fate a standardizzare le cose? Come fate a sapere che quello che fate è quello lì? Non vi sto dicendo che dovete comprarvi un Castelli da 28.000 euro per fare la pizza, però soprattutto adesso, ragazzi, guardate che fino a 6-7 anni fa comunque tentavamo di trovare stratagemmi e tutto perché non avevamo niente. Parlo di privati in questo caso, solo, ma anche per i professionisti è cambiato. E quindi ci si arrabattava la planetarietta, il cosino, la cosina. Ma adesso non ha più il minimo motivo, non ha più il minimo senso lavorare così, abbiamo qualsiasi cosa. E lo so che le cose costano, ho capito, e così va la vita, a gratis non si ha niente.
Però con budget che tra l'altro spesso sono anche abbastanza limitati, diciamo, per il potere d'acquisto medio. Cavolo, ragazzi, potete. Ma adesso andate su Amazon con 150 euro, vi prendete una celletta che comunque vi tiene 18, i 12, gli 11, i 14. Io anni e anni fa non l'ho più cambiato perché funziona benissimo, anche se potrei ovviamente prenderne altre 10 molto migliori, ma con un mobiletto dell'IKEA mi sono fatto una cella e forse 100-150 euro che mi tiene la temperatura positiva che voglio, eccezionale. Cioè, quindi, dotatevi, dotatevi. Ma anche qui, non capisco perché solo nel campo pizza bisogna ancora fare quelli con le pezze al sederino. Per forza, ma in tutti gli altri, parlo sempre per i privati, ma parlo anche per i professionisti, non è che cambia molto, cioè in qualsiasi altro sport o hobby, prendiamolo anche come hobby, non parliamo dei professionisti perché lì dovrebbe essere scontato, però parliamo per quanto riguarda i privati. Qualsiasi privato appassionato sa benissimo che se non prende, non so, appassionato di bici, sa benissimo che se non prende quella mountain bike, quella roba lì non può farla. Cioè, non è che puoi fare downhill con la graziella, lo sappiamo tutti. Per la miseria, allora perché nella pizza e nella panificazione tutti quanti pensano che possono fare downhill con la graziella? Me lo spiegate? Dovete prendervi una bici, la forcella, mica forcella, mono, B, cos, cioè cazzo, dovete farlo, se no non fate downhill. Fate la passeggiata lungo il lago con la graziella, con la bimba dietro a 7,5 all'ora. È chiaro? Ma lo so, ripeto, che nessuno vi parla così perché magari pensano di non essere, a parte che non lo sanno, perché pensano di non essere simpatici, di non essere, io però vi dico le cose come stanno, perché a me interessa che voi facciate le cose. Io non voglio esservi simpatico, non voglio essere vostro amico, non mi interessa che voi siate miei amici, mi interessa che voi siate miei clienti per il mio business e che voi abbiate un risultato clamoroso in quello che fate, perché se faccio una cosa, se il mio lavoro è insegnarvi a fare qualcosa, dovete imparare benissimo. Questo è quello che mi interessa. Non che vi debba stare simpatico o debba riuscire a spiegare oppure vendere imbrogliando, no? Ah sì, prendete il corso, fate, tanto io qualsiasi cosa avete, vi dico come fare il panettone. No, non è così. Non ci avete voglia, non vi voglio. Andate da un'altra parte. Che ripeto, di gente a 19,90 che vi dice di fare il panettone col Bimby, è pieno il mondo. Ruben, penso che tratteremo tante gestioni di lievito. Stiamo tentando di fare un lavoro migliore possibile, più ampio possibile. Mamma, quanti siete? La cella, la mia cellettina l'ho costruita io. Sì, col mobile Tiki. Come consigliare la farina? Congelarla per conservarla? Non la consiglio, Matteo, francamente. Però metterla in congelatore per raffreddarla per alcune preparazioni? Assolutamente sì, non vi preoccupate. Però congelarla per la conservazione, lasciarla lì magari settimane, no, dai. Bella domanda di Claudio. Giocando con le temperature durante il rinfresco, si può indirizzare l'acidità del medesimo verso il lattico con l'acetico in base al risultato che si vuole ottenere? Sì. Sì, però ragazzi, guardate che sono giochi complessi. E poi c'è un altro problema: il lattico acetico, ve lo dicono anche solo i vostri sensi. Perché voi potete anche prendere un pH-metro, ma il pH-metro vi dice il livello totale di acidità. Non se questa acidità è data da uno sbilanciamento verso il lattico, l'acetico. Quindi sono robe delicate, eh? Molto delicate e difficili. Ciao Giova, Genero ordinato gli anni, non ho ancora ricevuto nulla, è normale? Ragazzi, io so che adesso hanno tutti dei casini con le consegne, perché il mercato è fermo, non arrivano i pezzi, è veramente un casino. So che in tanti hanno problemi. Quindi, ripeto, io non lavoro per gli anni, quindi non so se è normale o no. Però gennaio, fine marzo, potrebbe essere normale, sì. Casino, ragazzi. Speriamo di riprenderci. Vaccinatevi, maledetti. Griglia vaccini. No, vaccinate, se ci vaccinano, perché non è che ce li inventiamo e tiriamo fuori dal cassetto.
E no, Elia, no. Grazie al cazzo. Ho sentito Deborah Massari dire che il laboratorio è uno strumento per verificare il rapporto aceti colati. Ho capito. Sì, ho capito. E Massari ci sta, ci sta. A parte che uno come Massari non ha bisogno dello strumento. Uno come Massari prende un pezzo di pasta, l'assaggia, l'annusa e ti dice com'è. È ovvio. Luca Buonomo, buonasera Giovanni, ho potuto usare la tua Amata Zero Mulino Marino? No, no, una Amata Zero Mulino Marino. A cosa ti riferisci? Non uso quasi mai la Zero. Se intendi la Zero Manitoba, sì, la uso magari spezzata per la teglia. Ma la Zero Mulino Marino per la napoletana, ad esempio, non la uso mai. Quindi, boh. Di che parli? È certo che non sale molto il cornicione. Se hai preso la loro Zero, che non è la Manitoba, ce n'è una da 60-270 e una da che da frolla, quindi non lavora, non sviluppa. Mi trovo bene a rinfrescare liquidi tutti i giorni e ti apro formolati o bello irritazione. C'è qualcosa di sbagliato e come faccio a dirtelo, Carlo? Che ne so, bisognerebbe vedere bene. Ciao Andrea, un saluto. Il corso su gestione lievito madre panettone sarà un corso unico oppure due corsi separati? Sicuramente quello del panettone avrà anche il lievito madre. E poi vediamo se fare anche una cosa solo sul lievito sì, Gianluca, sì, certo. Va bene. Tinda Rupino, la mia compagna dice sempre che ha una voce antipatica. Devo mettere sempre le cuffie, ha ragione la tua compagna. Ho una voce antipatica perché sono antipatico, quindi adesso togli le cuffie così glielo dico e glielo facciamo sentire. Cavolo, no, una grano tenero zero. Allora ho sbagliato, scusa. Ok. Oh, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Quando il mondo inizierà a guardare di più la sostanza e meno la forma, saremo tutti messi in. Domande? Giova, se facessi biga con la Buratto, vado di frigo. E cosa c'entra il frigo con la biga? Attenzione che la Buratto è una carica enzimatica mica da ridere. Se la usi secca secca per fare la biga, rischi di scioglierla. Prova. Allora, con la Buratto proprio, forse io biga Giorilli, l'ho fatta qualche volta. Boh. Vi dico, ecco, c'è Pierre, sei ancora in linea? Pierre Erbi? Sto antipatico anche la moglie di Elia Macali. Ste donne, ma in genere non sto molto antipatico alle donne, strano. Voi sapete che le donne spesso dicono una cosa ma voglio intenderne un'altra. Chi disprezza compra. Dai, niente battute. Dicevo, Pierre, sei ancora in linea? Una delle prime eccolo Pierre. Pierre, ti ricordi quando da te abbiamo fatto il corso, la seconda volta che ci siamo visti, che ci siamo messi a fare un po' di bighe? Pierre ha una pizzeria a Tortona, ok? E abbiamo preso una delle farine che aveva lì Pierre, aveva varie farine, abbiamo provato. Aveva una 000 forte con cui ci è venuta una biga perfetta. Avevamo anche lì una che usava lui, che era una 1, una 2, non mi ricordo, magari Pierre si ricorda meglio. E abbiamo detto: ma proviamo a farci la biga anche questa, vediamo come esce fuori. Cazzo, ragazzi, si è sciolta. Ma lo sapevamo che il rischio era quello, abbiamo provato perché. Quando avete una farina con un'alta carica enzimatica, come posso dire, una farina molto viva, ok? Una farina in cui, una farina che con l'acqua e i lieviti parte veloce nelle sue reazioni, era una tipo 2, figurarsi, è mettere 18 ore a 18 gradi con 10 grammi a chilo, e voi andate veramente spediti, se questa non regge la spacciate. E infatti il giorno dopo l'abbiamo trovata sciolta, cioè non siamo riusciti a rimpastare, non stava assieme, anche perché dovevamo fare delle prove di teglia, mi sembra, quindi dovevamo anche idratare tanto. Quindi attenzione,
con le tipo 2, soprattutto quelle più biologiche, diciamo, meno calibrate, via dicendo, perché può succedere questa cosa qui. Ok? Luca, ti prego, fai un canale abbonati, sarebbe top e utile per tutti. Ragazzi, ci sono tantissime novità in vista per i prossimi mesi e ci sono anche in vista cose di questo tipo. Come al solito, quando le faccio è perché ho trovato il modo migliore e più utile per farle. E quindi sapete che lavoro così. Elia, perché da quando ti ho scoperto non ne do più attenzioni. Mi brucia il retrovideo ed è gelosa. E beh, allora c'è ragione, povera, scusa, no? Allora non va bene. Dalle le attenzioni che merita. Sì, ok, tu useresti il frigo, ma come lo usi il frigo? Cioè, tu non puoi prendere la biga e metterla in frigo. Devi cambiare la quantità di lievito, cambi le temperature, cambi i tempi, l'idratazione, devi probabilmente anche cambiare l'idratazione. Non stai più facendo una biga, ok? E come la calibri? Non è semplice. Cioè, anche io se ti dovessi dire di punto in bianco, invece che fare 45 idratazione, 10 grammi a chilo, 18 ore, 18 gradi, dobbiamo metterla a 6 gradi e tenerla lì 20, non puoi, devi cambiare tutto, ok? Ciao Daniele, ci vediamo giovedì. Daniele ha preso un corso di Italia, vero Daniele? No, 9 e mezza mi sembra. Allora, Giacomo fa la domanda da 1 milione di euro come al solito. La teglia nel forno a legna. Certo che controllando la temperatura cosa puoi fare. È lo stesso discorso che facevamo prima dei licoli. Certo che si può fare. Non è lo strumento perfetto però. E non è quello più adatto. Perché? Perché la teglia ha bisogno di tanto calore da sotto e meno da sopra. Un forno a legna ha un bilancio di calore completamente diverso. Arriva da sopra. Il forno a legna si scalda da sopra. E la pietra del forno a legna è scaldata da sopra, tranne la conduzione che porta la brace. Quindi, certo che se la bilanci bene puoi farla. Il problema è bilanciarla bene e fare in modo che sia replicabile di pizza in pizza, di teglia in teglia. Perché se riscaldi troppo e brucia, che fai? Non è che puoi abbassarla la pietra, che fai? Tiri via, aspetti? Il problema è che se perde calore sopra, cosa fai? Accendi da sopra, però da sopra scalda anche sotto. È per questo che il forno a legna per la teglia è un bordello. Però è ovvio che se fai un po' di esperienza e lo calibri, le tue pizzette a casa le puoi fare. Certo che farle in un locale sarebbero pazzi scatenati, come dice il buon Montemagno. Grazie, grazie Xerox. Il tuo canale è il numero uno in Italia per la divulgazione sulla panificazione. Una curiosità, mi hai fatto consulenza in America? Sì, online una marea. Sul posto no. Sul posto no, ho avuto tantissime richieste, ma soprattutto negli ultimi 2 anni col Covid, però online una marea. Martino, ciao caro Podda, ciao, un saluto a un tuo corsista dopo il tuo corso. E l'arrivo degli anni faccio pizzi di tutto rispetto. Grande Ponta. Martino, vero? Mi ricordo. Pazzo furioso, dice il Monti. Sì. Ok, va bene ragazzi, dai. 40 minuti assieme. Se domani vorrei quasi quasi fare una diretta in cui impastiamo i miei ban. Che dite? La mattina. Quindi magari mettetevi una nota. Dopo ti rispondo. Mettetevi una nota perché magari ci vediamo. Se no, come al solito, seguitemi su tutti i miei social, su tutti i miei canali e fate i bravi. Tindaro Pino, ho avuto difficoltà con la Marino Manitoba. Mi sono dovuto arrendere. Sarà perché è piena di additivi? Vedete, ragazzi, cosa vuol dire fare le farine senza dentro niente? La Manitoba Marino è 400 di W e nonostante tutto si caca in mano. Detta in maniera educata, perché è un grano senza nulla. Ok? Voi prendete delle 3,10, 3,20 di altro tipo, che ripeto, non è un problema, è solo per parlare di tecnica, che ci potete stuccare i muri e riempire le buche nelle strade dopo l'inverno. Capite che differenza mostruosa? La Manitoba Marino, ad esempio, nonostante il W molto alto, è una farina forte come tante altre che hanno buone prestazioni, ma nulla di mostruoso. Comunque,
Comunque, ripeto, ho fatto il video sugli additivi, sulle farine, andatevelo a vedere che è utile. Dai ragazzi, sì, non lo so a che ora ragazzi, cioè, ho i figli in dad, un casino incredibile, una roba mostruosa, quindi non so quando lo faccio, voi tenetevi allertati che ci vediamo. Concludete bene la domenica, statemi bene, tiriamo avanti, facciamo il nostro meglio, le cose prima o poi, ormai più prima che poi, tenderanno a mettersi a posto. Dai, teniamo duro. Come al solito vi abbraccio, seguitemi su questi canali e social e non fate griglia pizza. Adios.